Proseguono gli interventi regionali di messa in sicurezza del territorio. In Val di Zoldo la Regione ha avviato una lunga serie di cantieri per un valore complessivo di oltre 7 milioni di euro. L'assessore Bottacin ha effettuato un sopralluogo sul torrente Maè in località Pianaz, dove è in fase di completamento un intervento da 800 mila euro. 3 milioni di euro invece l'ammontare di una serie di attività di mitigazione del rischio e di aumento del livello di resilienza con alcune opere di difesa spondale. Questo è uno dei cantieri che sono in corso, fra l'altro come moltissimi altri in posti poco visibili, però è un cantiere importante che serve a garantire la sicurezza. Abbiamo ripristinato una briglia e soprattutto consolidato sia il letto del torrente che le arginature con delle scogliere decisamente importanti, e questo serve a difesa degli abitanti di Stanno a Valle ma anche delle abitazioni che sono qui subito sopra, ed è uno degli esempi di molti cantieri che sono in corso e che la Regione sta realizzando in tutto il territorio della provincia di Belluno e che servono appunto a garantire maggior sicurezza ai cittadini. Spesso sono cantieri in località poco visibili, ma sono assolutamente fondamentali per garantire maggior sicurezza ai cittadini. Tra questi si contano i lavori in località Mareson, a Forno di Zoldo, e in località Chamber, che consistono nella realizzazione di difese spondali, nella ricostruzione di opere idrauliche esistenti e nella sistemazione di briglie e controbriglie. Da parte dei servizi forestali regionali, i cantieri sono concentrati in località Pralongo e a Palafavera. In totale sono dunque 17 gli interventi posti in essere dalla Regione in Val di Zoldo, da sommare a ulteriori 12 cantieri post-vaia, per un totale di quasi 10 milioni di euro investiti sul territorio comunale.